Oggi preparo il ghiotto borlotto. Dopo aver cotto a pressione dei fagioli biologici di qualità, trito la cipolla, il sedano, li metto in una padella con rosmarino, aglio, alloro e un po' di salsa di soia. Frullo i fagioli borlotti, aggiungo olio extravergine di oliva, biologico, come tutti gli ingredienti che utilizzo. Un po' di curry dolce, la noce moscata e unisco il soffritto. Mischio il tutto e aggiungo il pane grattugiato. In una pentola a pressione cuocio leggermente due carote con un dito di acqua, una presa di sale marino integrale, sono sufficienti 2 minuti di cottura dal momento del soffio. Poi prendo gli spinaci freschi e li trito. Li trasferisco in un piatto e aggiungo un po' di succo di limone. Le carote sono cotte. Ungo l'interno di uno stampo da pane e spolvero col pan grattato. Ora trasferisco parte del composto all'interno dello stampo. Lo presso leggermente, preparo un letto sul quale andremo ad adagiare gli spinaci, e le carote. Mantenete i bordi un po' alti. Ricoprite nuovamente con gli spinaci. E poi ancora con i fagioli restanti. Una spolverata di pan grattato, olio extravergine di oliva e potete cuocere. 40 minuti a 180-200 gradi. Eccolo pronto. Ora attendete che si raffreddi bene. Poi ribaltatelo su un piatto da portata. Tagliate a fette. Servite condite con una generosa macinata di pepe, olio extravergine d'oliva e, se volete, qualche goccia di salsa di soia. Io l'ho servito con un purè di cavolfiore e zucca. Buonissimo! Per preparare il ghiotto borlotto occorrono 400 g di fagioli borlotti, 2 carote, 150 g di spinaci, uno spicchio d'aglio, una cipolla, rosmarino, 2 foglie di alloro, 5 cucchiai di pane grattugiato, mezzo cucchiaino di curry, 2 cucchiai di salsa di soia, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Mi piace e mi fa bene? Auguro un felice e sano Natale a tutti voi! Alla prossima ricetta! Ciao! A
aggiornamenti, notizie utili, video e tutte le mie ricette su www.mipiacemifabene.com.